Due truffatori cittadini italiani di 22-40 anni sono stati fermati dalla polizia pochi istanti prima che si dileguassero dopo aver raggirato una persona anziana utilizzando il modus operandi del falso incidente. Martedì scorso una cittadina italiana ha notato un uomo di oltre 75 anni, disorientato, preso uno sportello bancomat di Corso Raffaello, in difficoltà perché non riusciva a prelevare la somma di 950 euro. La donna ha visto poco distante due uomini a bordo di un'autovettura che osservavano i movimenti dell'anziano e, insospettitasi, ha chiamato il 112. Personale della squadra volante, ricevuta la segnalazione tramite la centrale operativa, si è recata immediatamente in Corso Raffaello ed è riuscita rapidamente a individuare l'autovettura segnalata con a bordo tre persone, una delle quali era un cittadino italiano di 76 anni residente a Moncalieri. L'anziano ha riferito che poco prima i due uomini lo avevano fermato mentre era alla guida della sua autovettura e lo avevano indotto a credere che poco prima dell'ingresso del sottopasso di Corso Massimo D'Azeglio ne avesse urtati causando un danno alla carrozzeria della loro auto. La vittima, pur non avendo avuto alcuna percezione del sinistro, era sceso dal veicolo per constatare il presunto danno della controparte e aveva notato una marcatura sul parafango anteriore sinistro. I due avevano chiesto all'uomo 950 euro a titolo di risarcimento danni. La vittima aveva consegnato immediatamente ai truffatori 200 euro, ma gli stessi erano riusciti a convincere l'anziano a recarsi al primo bancomat disponibile per prelevare altro denaro. Personale della squadra mobile di Torino ha invece tratto in arresto, in due distinti episodi, due donne, cittadine polacche di origine rom senza fissa dimora in Italia, resesi responsabili di truffa ai danni di persone ultra sessantenni.